Eccoci di nuovo con Alessandro, giovane trainer di Playlover su Genova, ricordiamo, quindi tutte le persone su Genova possono fare il corso con Alessandro. Esattamente. Ciao, Cri. Ciao, ciao Alessandro, buongiorno. Allora, oggi parliamo, diciamo, della bestia nera delle persone, ossia, della conversazione. Io ciò che noto ai corsi e che ho notato in questi anni è che le persone, numero uno, non sanno cosa dire, ok? Quindi difficoltà nel creare queste benedette frasi di esordio. E due, la seconda domanda è come proseguo? Non a caso, infatti, anche sul videocorso abbiamo studiato due moduli e cosa dico e come proseguo. Quindi ecco, parlaci un attimo di questa dinamica che è l'oggetto della chiacchierata di oggi, ossia questo schema di conversazione che, tra virgolette, cerchiamo un attimo di trasmettere agli studenti. Esatto, allora, prima per cominciare, diciamo, la prima cosa è che molte volte esattamente gli studenti la prima cosa che mi dicono è non so cosa dire, non so come proseguire, quindi vado nel pallone, tra virgolette. È molto semplice, ci sono degli esercizi apposta che potete fare per creare, diciamo così, delle parole chiavi mentali, così che vi portano a cominciare a sviluppare delle conversazioni che solamente su carta, cioè cominciate a scrivere, ok. La ragazza ha detto questo, bene, ragionandoci sopra, cos'è che potevo dire che mi portava, diciamo, ancora di più in interazione, magari a quel numero di telefono a cui non sono arrivato? Bene, è molto importante che attraverso l'ascolto, perché la prima cosa importantissima in una conversazione dal vivo è l'ascoltare la ragazza, ogni singola cosa che dice, anche le pause che utilizza, anche il modo in cui vi guarda. Tutte queste cose sono delle parole chiavi che vi fanno capire e vi possono far sviluppare un argomento in conversazione. È ovvio che se voi ogni parola chiave che lei dice non la prendete, ok? Questo cosa succede? Che vi fa andare, diciamo, nel pallone quando non, cioè quando dovete andare avanti nella conversazione. Quindi, mettiamo caso, non lo so, una ragazza magari fa psicologia. Ok, già solamente quello vi può veramente aprire un portale completamente nuovo e completamente diverso dalla massa. Quindi quando dice psicologia, cioè se fa psicologia non è che lo fa perché l'ha deciso la madre, l'ha deciso la nonna, l'ha deciso il cane, l'ha deciso lei. Quindi è una scelta che ha preso nella sua vita, nell'intraprendere un percorso che la porterà a fare qualcosa. Quindi voi dovete entrare nella sua testa, ok, e capire se, ok, perfetto, fa psicologia. Perché fa psicologia? Cioè la curiosità è l'altra parola, ok, oltre che l'ascolto, la curiosità nel sapere cosa fa esattamente lei nella vita e perché ha deciso di farlo. Esatto. Questo è molto importante. E infatti, guarda, lo dicevo proprio ieri al corso dove sono stato, che sostanzialmente la conversazione è a diversi livelli, no? E quindi se tu parli di serata, discoteca, musica, eccetera, parli ad un livello molto alto, superficiale. Superficie. Se tu poi scendi e vai a scavare all'interno della mente della ragazza e della ragazza stessa, vai in qualche modo a tirar fuori quelle che sono le informazioni più, tra virgolette, intime e riservate e quella che è l'identità e l'indole della ragazza, no? Come ad esempio tu hai accennato questa cosa, le motivazioni che la portano a prendere determinate decisioni, le ragioni che le fanno fare determinate scelte, come hai detto tu, ok? Quindi tutta questa cosa qua va a scavare dentro la ragazza e magari tira fuori quelle che sono le sue ambizioni. E quello che la paga, i suoi progetti di vita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è molto importante portare la conversazione da un livello alto, superficiale, ad un livello basso e profondo. Altra parte molto importante, secondo me, è il fatto dell'ironicità, quindi comunque anche sulle cose magari quotidiane, o comunque magari, non lo so, sta passeggiando, sta bevendo, non lo so, qualcosa, sta bevendo un drink, o sta, non lo so, era al telefono, quindi anche i piccoli dettagli che magari sono quelli che possono portare a una parte ironica, no, nella conversazione, perché oltre alla parte empatica, quindi alla parte... Ok, faccio psicologia perché la fai, quindi la parte sua empatica. Comunque metterci sempre magari una parte, non lo so, del suo comportamento, della sua parte caratteriale, quindi andare a lavorare sulla caratteristica del parte ironica, lei è così, quindi è timida o magari un po' acidella, tra virgolette, quindi andare a lavorare e a prenderla magari anche in giro, riuscendo a creare ancora più
diciamo così, attrazione da parte sua, ok? E magari poi quelle cose lì le si può, diciamo così, riutilizzare quando magari dobbiamo prendere un numero, magari, o magari quando riusciamo a, l'abbiamo fatta, siamo riusciti a farla ridere, magari prendere quel punto e magari riutilizzarlo quando ci serve a noi, quindi quando magari chiedere un numero, quando dobbiamo chiedere un appuntamento istantaneo. Quindi è molto importante anche riutilizzare i punti che ci danno per poi andare a sviluppare qualcosa che vogliamo noi, da parte su. Quindi, assolutamente. Ti faccio una domanda un po' più pratica adesso. Più o meno gli studenti quanto ci mettono a padroneggiare le abilità di conversazione ai corsi? Allora, bella domanda questa, nel senso che in una dipende dal percorso che prendono. Cioè al master sicuramente hanno un impatto molto più forte, quindi magari dopo, dipende poi dalla persona, dipende, magari dopo 3-4 giorni che cominciano a fare chat e strada, magari cominciano a parlare di più. Nelle consulenze comunque ci vuole, cioè, c'è tanto più lavoro a livello di teoria, io faccio molti esercizi da questo punto di vista, e oltremodo poi in strada, magari alla seconda volta, alla terza volta che ci vediamo, ci vuole ancora del tempo per lavorarci, cioè devono ancora farlo, quindi secondo me per padroneggiarlo e tutto il resto, secondo me un buon 2 mesi, ma di continuare a farlo, cioè questo è base proprio, minimo 2 mesi secondo me. Assolutamente, ragazzi, la costanza qua è tutto, ok? Bisogna veramente essere continui nel sviluppare conversazioni con le ragazze, e io lo dico sempre anche ai corsi, quando si esce bisogna sempre tentare di conoscere ragazze nuove, anche se quella sera non sono le più belle della serata, non sono quelle che ci piacciono veramente, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché è proprio l'abitudine che ti crea il miglioramento, ok? Chiudiamo un occhio se non è bellissima, chiudiamo un occhio se non è interessantissima, ma continuiamo a sviluppare conversazione, perché tutto ciò è un'esperienza che comunque ci fa crescere con costanza day by day, ok? Vabbè, Alessandro, hai altro da aggiungere oppure siamo a posto così? Ah, direi che ci siamo, nel senso, questo è un po' diciamo il clou di quello che è l'argomentazione, secondo me. Perfetto, ok. Salutiamo Alessandro che adesso deve andare a fare un corso. Ciao, esatto. Alessandro. Ciao, ciao, ciao.